Ci troviamo all'interno del Palazzo Lombardia a Milano per il workshop Infoprogetto organizzato da Action Group Editore, un convegno dedicato al decreto legge 63/2013 sulle nuove regole per le certificazioni, il protocollo LEED una scelta vincente, questo è il titolo del convegno. Noi abbiamo raccolto una serie di interviste, vediamo. Noi siamo produttori italiani di mosaico vetroso e di agglomerati in vetro, a base di vetro. E da molti anni oramai usiamo del vetro riciclato, soprattutto di vetri di campana, quindi post consumer, le classiche bottiglie della birra, della Coca-Cola o delle medicine o dell'acqua, che vengono appunto usati nella massa vetrosa per fare del mosaico, degli agglomerati in vetro. Addirittura gli agglomerati, che sono delle grandi lastre fino a 3 metri per 1,20 m, contengono anche dei piccoli pezzettini di mosaico, quindi noi usiamo anche il mosaico post-industriale delle nostre produzioni, quindi vengono reinseriti pezzettini che decorativamente sono interessanti e colorati, ma dal punto di vista appunto del riciclo naturalmente sono molto importanti perché andiamo a riusare le materie che normalmente vengono gettate. Il mio intervento verterà sulla composizione di questi materiali che ovviamente danno la possibilità di ottenere i LEED necessari a questo tipo di certificazioni, considerando che noi siamo già membri del Green Building Council dal 2006 e quindi, come dicevamo, anni insospettabili per fare questo tipo di produzioni e per usare questo tipo di materiali. Quindi la nostra vision legata all'ecosostenibilità è sempre stata molto avanzata da questo punto di vista. Ora poi abbiamo anche implementato i sistemi di produzione utilizzando anche meno materiali inquinanti, utilizzando meno acqua, cercando di andare a reperire le materie prime in zone molto vicine a noi, quindi lavorare a chilometro zero cosiddetto, soprattutto negli stabilimenti che abbiamo negli Stati Uniti, e anche far funzionare i nostri impianti con sistemi eolici, quindi ci stiamo arrivando anche a questo, oltre al fatto che tutte le nostre aziende, tutto il personale è abituato da sempre a riciclare tutti i materiali e tutti i rifiuti. E c'è bisogno di educare, tra virgolette, passatemi il termine, sia il cliente finale sia il professionista e quindi colui che si occupa di architettura e di costruzione, perché purtroppo non se ne sa molto, e è interessante sapere che invece c'è questo tipo di utilizzo che aiuta la costruzione in generale per il tipo di materiali che vengono usati e che dà valore anche all'immobile e quindi alla costruzione che si va a realizzare, senza perderne dal punto di vista estetico.